17 anni di attività e 16 vittime, quasi un morto all'anno. Questo è il tragico bilancio di quelle che la voce popolare chiama il mostro di Firenze. Quella persona che ha ucciso 8 coppie di giovani fidanzati, colpevoli soltanto di scambiarsi delle tenerezze. Abbiamo voluto sentire, in questo nostro numero di Se ne parla, che cosa ne pensano i giovani pratesi, la cosiddetta categoria a rischio, perché è contro di loro che il mostro si accanisce. È cambiato qualcosa da quando di questa storia non se ne parlava nemmeno? Sì, sicuramente sì. Cioè, quando per caso anche io sì, si trova a passare la sera con la macchina in zone un po' scure, un po' buie, subito ti viene di guardare se c'è qualcuno, di pensare subito, se lo vedi dici ma hanno un po' di coraggio, hanno un po' di testa, un po' poca testa. Secondo me è una persona normalissima che altro in quei momenti lì gli prende un momento di pazzia, ma riesce sempre a scansare qualsiasi persona che gli trova di vicino, cioè lui non lascia tracce, per questo che nessuno ha mai visto una traccia, sicché secondo me non lo prenderanno mai. Nel meglio non lo dica, penso, perché bisognerebbe cercare di scoprire chi è e punirlo. Ma senz'altro è un criminale, è un pazzo. Perché c'è una persona normale non potrebbe arrivare a fare queste cose. Però ecco, secondo me ci vorrebbe un impegno anche maggiore, anche magari un po' di psicologia criminale per arrivare a catturarlo. Che altro è la paura di non avere la possibilità di reagire? L'impotenza di fronte a fatti, perché noi siamo abituati, come tutta l'umanità, a reagire in qualsiasi situazione. Ma trovarsi davanti a una persona che non sappiamo cosa si nasconde dietro di questo, cioè problemi, perché anche lui avrà dei problemi. Ma di sicuro sarà una persona che si riesce a nascondere bene, insomma. Non avrà nessuno che lo possa, cioè sarà una persona che nessuno riesce a, cioè non si può dire, identificare bene. Probabilmente sarà una persona un po' squilibrata, cioè penso che ha bisogno anche di cure. Penso che si dovrebbero prendere delle misure, anche a partire dall'autorità. So che a Firenze pensano di fare qualcosa, di mettere anche dei cartelli per i turisti, perché anche le persone che non sono a conoscenza di questa cosa devono sapersene difendere in qualche modo. Perché magari qui in Toscana si pensa a questa faccenda, ma altre persone che non sanno, o straniere così, hanno diritto anche loro a sapere a difendersi in qualche modo.